Va bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale Gekko X Vapo. Sono qui sul mio terrazzo oggi per farvi vedere Relo Tinker 2 by Wismec. Ed eccoci con la Relo Tinker 2 by Wismec. Relo Tinker 2, una testina single mesh da 0,35, un cavo USB, carta di garanzia. Poi qui abbiamo l'atomizzatore, che ha questo nome impronunciabile, un'altra testina sempre a mesh dual, questa volta da 0,20, e un manuale di istruzioni. Scratch and check per l'originalità, scatola molto bellina, Wismec Tinker 2, una dual battery 18650, praticamente la versione IP67 targata Wismec. Noi l'abbiamo scelta apposta appunto per vedere le differenze con quella di G-Vape. Innanzitutto qui non è gommato ma è in lega di zinco, qui abbiamo questa finta pelle di coccodrillo. Qua sotto abbiamo una bella guarnizione, che è quella che poi garantisce l'IP67 alla box. All'interno della confezione troviamo l'atomizzatore con testina a mesh. Già montata c'è la singola, l'apertura è a slitta, in questo modo. Abbiamo anche la membrana di sicurezza per l'antigocciolamento. Ora vi faccio vedere la testina preinstallata. Come dovete vedere è una singola a mesh. All'interno della confezione cavo USB per l'aggiornamento firmware, svariati O-ring e la membrana di ricambio, un bubble tank e una testina di ricambio, questa volta dual mesh da 0,2. Inoltre fanno un'ulteriore testina a 3 mesh, quindi trial coil, da 0,15. Ora andiamo a vedere la box nel dettaglio, inseriamo le batterie, sportellino molto duro. Allora, la box in se stessa è molto molto semplice, è una 200 watt, 3 click, entriamo nel menu dove abbiamo mode, dove possiamo scegliere power mode, controllo di temperatura, TCR, RTC. RTC ci dà Digital Endpoint, che sinceramente non ho ancora capito cosa serve. Abbiamo il blocco della coil se la usiamo in controllo di temperatura, power, stealth, sub para, clock, il pre-hit, il timeout dello schermo e usciamo. Sub para, praticamente potete scegliere cosa visualizzare sul display, il puff, l'ora, gli ampere o i volt. Sulle informazioni abbiamo lo stato della batteria, abbiamo la versione del firmware e basta, tutto molto molto semplice. Io la rimetto in power, anzi vi faccio vedere anche il TC, potete appunto scegliere NI, T, SS e come vedete rimetto in power mode ed è tutto ragazzi, molto molto semplice, abbastanza robusta ma pesantina. Ora inserisco il liquido, inizializzo la testina e ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di svapo. Relo Tinker 2 by Wismec. Come avete potuto vedere dalla visione dall'alto, è un classico kit, starter kit con una box dual battery 200 watt, tank a testine. Ci è stato fornito da SourceMore. Abbiamo deciso di provare questo kit perché appunto anche Wismec ha voluto fare la sua versione waterproof e scratchproof. Rispetto alla versione Jigvape non è gommata, però è molto molto resistente. L'Atom ha testine a mesh, singola, dua o tripla mesh. Io adesso ora ho installato la dual mesh, che va da 30 a 70 watt. Cosa che non vi ho detto dalla descrizione dall'alto, il tank tiene 2 ml nella versione TDP e 6 ml e mezzo
col bubble tank come in questa versione. Io ci sto svappando il Daylight di Valkyria, che è una crema allo zabaglione. Aria è una bella asola dell'aria, quindi è parecchio rioso. 50 watt, non male per essere un tank a testine. Si comporta molto bene e le testine, queste testine a mesh, sono parecchio valide. L'aroma si sente molto bene. La box, ho avuto modo di provarla per qualche giorno ed è in linea come consumo batteria, in linea come bene o male tutte le altre box. Un prodottino non male. E niente ragazzi, un semplice kit con una batteria dual 18650 a 200 watt con un atomizzatore a testine a mesh. Se non volete nulla di esagerato, questo può andare, è anche bella resistente. Niente ragazzi, con questo è tutto, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando seguiteci su tutti i social, ringraziamo ancora SourceMore, ci vediamo al prossimo video, va bene, ciao.